Grazie per essere venuti, soprattutto il 1° di agosto. Con me troverete un interlocutore che sarà sicuramente leale, che non nasconderà nulla. Si è ufficialmente insediato il nuovo questore di Lecce, dirigente superiore della Polizia di Stato, dottor Vincenzo Massimo Modeo, proveniente dalla questura di Ascoli Piceno, che con una brillante carriera nella Polizia di Stato ritorna nella sua terra d'origine, la Puglia per l'appunto. Tra i suoi primi appuntamenti in agenda, il questore ha inserito l'incontro con la stampa regionale. Abbiamo sempre bene in mente davanti la necessità di avere un servizio, di svolgere un servizio che sia quanto più efficiente possibile, e cioè avere quella mentalità dell'imprenditore, cioè noi dobbiamo offrire sicurezza ed avere degli elevatissimi standard di sicurezza. D'altra parte, come dire, non c'è attività sociale, relazionale che non si coniuga con la sicurezza. E quindi non c'è possibilità di svolgere qualsiasi attività, dalla passeggiata serale a Piazza Santo Ronzo, dalla partita di calcio che si svolge allo stadio di Via del Mare, o dalla serata che uno vuole passare in riva al mare tranquillamente, se non c'è possibilità di svolgerlo al meglio, se non si fa in sicurezza. Il mio spirito di servizio mi porta a essere qui a Lecce con tanta tranquillità, tanta serenità, ma veramente al servizio del cittadino. Continuerò nel solco tracciato dal mio predecessore nei servizi di attività proprio di prevenzione e repressione e farò di tutto affinché siano quanto più elevati gli standard di sicurezza per i cittadini leccesi e per i tanti ospiti che ci sono su questa splendida provincia nel mese di agosto e nei mesi a seguire. La provincia di Lecce è assediata da un'emergenza che è quella degli incendi. Venendo da fuori, lei che adesso è ancora parte terza prima di entrare poi nel corri-corri delle nostre problematiche, come la valuta e come la vede? Per quanto riguarda l'emergenza incendi, ho sentito soltanto dalla stampa qualcosa, letto, mi informerò nelle prossime ore, nei prossimi minuti e vedremo appunto di implementare ancora di più tutto quello che è di nostra competenza.